Ciao a tutti, ho deciso di condividere con voi la mia esperienza con la Fräulein 38. Allora, ho pensato di fare due video perché ho un po' di cose da dire. In un video parlerò dei prodotti e di come mi sono trovata, e invece in questo video vi parlo un po' di come si è svolto l'ordine e alcuni vari inconvenienti che mi sono capitati. Quindi, se siete interessati solo alla review dei prodotti, farò prossimamente un altro libro in cui ne parlo. Però vi anticipo che li adoro. Mi ero un po' informata in giro anche sulla pagina di Facebook della Fräulein, di cui metto il link perché penso che prima di fare un ordine sia interessante andare un po' a vedere cosa si dice su questa pagina. E io avevo letto appunto su questa pagina di Facebook che era possibile avere la spedizione assicurata con corriere, perché se non sbaglio tutti i prodotti hanno come hanno una spedizione gratuita sul sito della Fräulein, però siccome ci sono appunto questi disguidi con le spedizioni, soprattutto in Italia a quanto pare, hanno dato questa possibilità appunto di fare un'aggiunta, di pagare qualcosina per avere questa spedizione assicurata con corriere. E se siete, io ho fatto così, se siete interessati a farlo, quando voi fate l'ordine e lo concludete, vi esce fuori l'icona sul sito per pagare con PayPal, perché è l'unico metodo a disposizione. Però sapete che va bene anche la Postpay, basta che sia collegata ad un account PayPal. E non dovete pagare immediatamente, ma dovete mandare un'email alla Fräulein chiedendo appunto questo tipo di spedizione. Quindi loro vi comunicano il prezzo totale, teoricamente, e così voi pagate. Dopo aver fatto l'ordine, io ho mandato un'email alla Fräulein. L'ordine voi potete farlo in tre diverse valute, perché se guardate in alto a destra sul sito potete vedere, potete scegliere se far comparire i prezzi di tutti i prodotti in euro, in sterlino o in dollari. E quello che conviene di più è sicuramente la sterlina, finché non il cambio resta di questo tipo. Conviene fare l'ordine appunto in sterline ed è anche la valuta preimpostata. Quindi voi fate il vostro ordine. Io avevo fatto l'ordine in sterline e gli ho scritto se potevo avere la spedizione con DHL, e loro all'inizio mi hanno risposto: ok, quando riceveremo il suo pagamento spediremo il prima possibile. E io ho detto: sì, ma non devo pagare di più. Allora, questo ovviamente in inglese, e anche loro, non so, non mi sembrava che avessero una perfetta padronanza della lingua. Non ho capito, è il sito tedesco, quindi probabilmente sono tedeschi. E allora io ho scritto: sì, ma non devo pagare qualcosa in più? E loro mi hanno detto: ok, aggiungi 5 euro. Sì, però io dovevo pagare 25 sterline più 5 euro. Allora, sinceramente mi sono un po' scocciata, perché questo comunque non è stata tra l'altro una conversazione istantanea. Loro rispondono alla mattina presto e io alla mattina non sono a casa, quindi io scrivo la sera, loro rispondevano magari la mattina, ma con molta calma. Poi se c'è il weekend di mezzo, sabato e domenica, vabbè, non vi rispondono. E allora io mi sono fatta il cambio, cioè sono andata su internet, ho cambiato i 5 euro in sterline e ho fatto la somma, ho detto: ma quindi devo pagare tot sterline, va bene? E loro: sì, va bene. Vabbè, nel frattempo era passata una settimana dal mio ordine. Tra l'altro mi avevano risposto anche con un inglese con delle abbreviazioni, cioè mi dava l'idea di una cosa molto poco professionale. E quindi io ho pagato e dopo 15 giorni mi è arrivato il pacco. Tutto ben impacchettato, apro, sono felicissima, dico: vabbè, come fa a essersi rotto tutto impacchettato? Però la palette era tutta grigia. Allora ho detto: ma qua gli sarà successo qualcosa. Io apro e praticamente un terzo delle cialdine era al suo posto, e gli altri due terzi erano in giro che vagavano. Ed è stata una visione un po' scioccante. Perché dopo 2 settimane comunque che aspettavo, praticamente tre, e non è stata la cosa più carina del mondo. Allora subito ho fotografato e ho detto: vabbè, adesso mi rimetto e la sistemo in qualche modo. In effetti la situazione non era grave come sembrava, perché due cialdine si erano frantumate e quindi avevano sporcato tutta la palette.
due terzi si erano staccati, però con un po' di buona volontà sono riuscita a ricomporli con la mia attac, li ho tutti incollati più o meno dove pensavo che potesse essere il loro posto. E io però subito gli ho scritto, prima di fare questo lavoro di ricomponimento, gli ho scritto dicendo: guardate che è arrivata rotta la mia palette. E ho pensato, beh, mi risponderanno lunedì. Invece mi hanno risposto martedì dicendo che erano dispiaciuti e che me l'avrebbero rimandata. Quindi gratuitamente. E io nel frattempo comunque mi ero anche abbastanza messa il cuore in pace, perché comunque mi piaceva la palette. Due cialdine si erano rotte, le altre si erano un po' rovinate, però comunque era rimasto gran parte dell'ombretto e quindi alla fine era quasi come nuova. Però vabbè, loro mi hanno detto che me l'avrebbero rispedita, e dicendo che la spedizione avrebbe richiesto dagli 8 ai 15 giorni, e mi è arrivata oggi. Oggi è mercoledì, dopo 8 giorni mi è arrivata. E devo dire che è arrivata con il postino. È arrivata con il postino ed è arrivata intera. L'ho già pulita, però si era praticamente rotto un pochino questo ombretto qui viola, si vede, sì, e quindi aveva sporcato tutto, e c'erano un 5 cialdine staccate che però ho ricomposto. E quindi è veramente come nuova. Secondo me, intanto loro non sono abbastanza organizzati. Probabilmente hanno avuto una crescita, di vendite, un aumento di vendite in questo periodo, e non sono ancora abbastanza organizzati. Primo, perché è anche, non è una cosa pratica che tu non sai, tramite il sito non sai della possibilità di avere una spedizione assicurata. Perché dovrebbe comparire, tu dovresti poter scegliere senza dover andare a cercare su altre fonti che esiste questa cosa. E poi, vabbè, per il fatto che mi rispondevano, cioè la prima email che mi hanno risposto, non avevano assolutamente capito quello che avevo scritto, e vi assicuro che si capiva. E poi mi rispondevano così abbreviato, mi hanno risposto dandomi un prezzo in euro quando il mio totale era in sterline. Un po' mi è sembrata una cosa poco professionale. Questo non vuol dire che io non sia contenta di aver fatto l'ordine, infatti i prodotti sono fantastici, però volevo mettervi in guardia che potete trovarvi, magari siete fortunatissime, però magari potete trovare degli inconvenienti come me, in particolare per le palette. Io me ne sono letta di commenti, di review, di tutto, e sono poche quelle che hanno comprato le palette di ombretti che gli sono arrivati al primo colpo integri, però ho sempre letto che le sono state rispedite. Quindi da parte loro c'è una forte disponibilità, e io adesso ho pagato una palette e ne ho una quasi perfetta e l'altra pure alla fine. Quindi ovviamente sono contenta. Non so a questo punto se consigliarvi la spedizione gratuita oppure se consigliarvi una spedizione assicurata, perché l'unica cosa che non ho capito è se loro ti rispediscono la palette anche se hai fatto la spedizione normale, perché in questo caso forse vi conviene fare la spedizione normale che arriva col postino o con la posta prioritaria. Fatevi voi i vostri calcoli. Io non so se la posta sia più delicata del corriere, perché io mi sono anche fatta questo ragionamento. Sì, loro me lo rispediscono, però se me lo rispediscono ancora rotto, beh, ne ho due, però non è comunque il massimo. E invece è arrivato intero. È un po' un mistero. Forse sono stata fortunata. Scegliete voi, perché io non so veramente cosa consigliarvi fra i due tipi di spedizione. Non lo so, ci sono i pro e i contro. L'unica cosa certa che so è che se fate la spedizione assicurata, quindi pagando di più, con un tot che varia a seconda di quanto avete speso in teoria, se fate la spedizione assicurata ve la rispediscono di sicuro. Se la fate normale, non ho capito se ve la rispediscono o no. Non mi hanno però richiesto la foto. Quindi loro si fidano, cioè se voi vi arriva intera e dite che vi è arrivata rotta, loro ve la rispediscono. Beh, non fatelo però, dai, poveri, mi fanno un po' pena anche loro, anche se comunque ci devono guadagnare, perché se
se a tutti ne mandano due praticamente vuol dire che continuano a guadagnarci qualcosa. Vabbè, vi consiglio quindi, se volete fare un ordine da Freeline, tenere d'occhio la pagina di Facebook che vi avvisa se ci sono anche delle offerte. Io per esempio avevo l'offerta di San Valentino, per cui avevo approfittato di questa offerta, per cui ogni giorno in teoria dovevano cambiare un tot di prodotti e dovevano essere a 1 euro. Io così ho comprato un pennello a 1 euro che non avrei mai preso altrimenti. E niente, arriverà presto la review dei prodotti. Però voglio essere chiara, io rifarei un ordine alla Freeline, non lasciatevi scoraggiare dalle mie parole, voglio solo mettervi in guardia. E se avete avuto qualche esperienza da condividere, scrivetelo nei commenti. Ciao!